motore, perché questa poi è la caratteristica, è un volto noto perché conduce una delle rubriche più amate legate ai motori, quindi una donna pioniera in questo settore. Sì, perché ho iniziato che ero piccolina, ero veramente molto piccola ad avere questa grande passione per i motori. Non mi appassionavano per niente i giochi per bambine, quindi cioè, non avevo un grande rapporto con le bambole, queste cose qui. E mi piaceva moltissimo l'idea di muovermi, di movimento. Vedevo mia madre che prendeva la macchina, noi vivevamo in campagna, andavamo. Quindi dovevo essere portata, e io volevo essere libera. Quindi la macchina, anche la moto, mi dava l'idea della possibilità di essere libera. E diciamo, vicino a casa mia c'era un rally molto importante. Negli anni 80 c'era ancora la Lancia che correva a livello ufficiale, la Peugeot, e quindi mi sono appassionata con i miei amici. Ragazzini, ero un po' maschietto, andavo anch'io a seguire i rally e da lì è partita tutta questa passione che poi è diventata un lavoro. Ciò che è su quattro ruote penso di averlo provato Tutto. quasi tutto. Avendomi conosciuto così da piccola, tutti, perché a un certo punto, appunto essendo una ragazzina, andavo a seguire i rally, ma io mi informavo su tutto, cercavo di capire perché cambiavano le gomme. Perché quanta benzina mettevano alle assistenze, per cui i meccanici, tecnici, ingegneri, team manager mi hanno conosciuto da ragazzina, per cui quando poi ho iniziato a lavorare, più o meno le persone che girano in quel mondo sono quasi sempre le stesse e cambiano magari specialità dai rally alla Formula 1, e quindi sono un po' cresciuta con loro. Tu hai lavorato con i brasiliani, è stata una parentesi importante della tua vita. La Forse è stata la più più importante, importante. assolutamente la più importante e la più creativa. Era una televisione Telemonte Carlo che era stata acquistata dai brasiliani e trasmetteva in Italia. E decisero di trasmettere le dirette di Formula 1 in concorrenza con la Rai, che fino a quel momento aveva avuto il monopolio. E con i brasiliani è stato molto bello perché erano assolutamente creativi. Tante cose che io vedo oggi fatte da altre televisioni, io le facevo 20 anni fa perché erano molto avanti, anche troppo avanti, infatti a volte non erano capiti. E da loro credo di aver imparato tutto. Motori, viaggi. Qual è l'idea di viaggio di Maria Leitner? Beh, io facendo i motori, proprio grazie ai motori, ho viaggiato tantissimo. E per me il viaggio è sempre una grande scoperta, scoperta di luoghi, scoperta di persone, è un modo di fare incontri, è una conoscenza, il viaggio è una conoscenza, soprattutto se una persona è curiosa, è quello che consiglio sempre di essere curiosi di tutto, perché quando viaggi non è tanto il fatto che ti devi occupare solo di una cosa, ma è diciamo a 360 gradi quello che vedi, quello che capisci, quello che percepisci anche di altre culture, È che è chiaro. Il importante. Festival del Viaggiatore continua. Grazie. Grazie.